trouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières. Afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Ça m'a fait mal de te faire mal, je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. Et je subis tes balivernes. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières. Afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Je me suis fait mal en m'envolant, je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime. J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières. Afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Direttore, una vittoria di misura, ma soprattutto molto importante per il Casalnuovo contro una signora squadra che è il Savoia. Quanto può pesare questa vittoria per il proseguimento del campionato del Casalnuovo? Allora, il Savoia era quarto in classifica e va per i playoff. Noi stiamo cercando di raggiungere il prima possibile quota 38 per salvarci, ora siamo a 26, è un passo avanti importante perché stiamo alla quarta giornata di ritorno,
ce ne sono altre 11, dobbiamo cercare di fare al più presto altri 12 punti per metterci in tranquillità. Prima li facciamo, meglio è. Come giudica il gol di Siciliano da centrocampo? Lo vedete nelle immagini, lui arriva il pallone, alza la testa, vede il portiere fuori dai pali, lo mette là dove voleva metterlo. E quindi per questi bambini che hanno visto questo gol, altro che scuola calcio, questo voglio dire è uno spot bellissimo per loro, sperando che un domani saranno loro a calcare i campi di questo stadio per il Casalnuovo. Mister, una vittoria fondamentale però di misura del Casalnuovo contro il Savoia. Questo Casalnuovo speca troppo sotto porta. Cosa vogliamo dire agli attaccanti? Io non devo dire niente agli attaccanti, devo dire solo di stare un poco più concentrati, forse. Però questo è un copione che si ripete quasi tutte le domeniche. Però diciamo pure che oggi l'abbiamo interpretato nel modo giusto. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte, fortissima, quindi diciamo che i 3 punti sono meritati perché, come ho detto anche a Televomero, se andiamo a valutare l'andamento della partita non abbiamo quasi mai rischiato, e poi alla fine l'ultimo quarto d'ora potevamo chiuderla benissimo, non ci siamo riusciti. Però tutto sommato va bene, l'1-0 va bene, 3 punti che ci consentono di andare avanti con fiducia verso la salvezza. Temete che qualcuno può portarvi via da un momento all'altro un talento come Siciliano? No, io ho massimo rispetto per i miei giocatori, per me sono tutti ragazzi che danno un ottimo contributo, quindi Siciliano è un ottimo giocatore, ha fatto categorie superiori, però non ci dimentichiamo degli altri, Cerbone, Sorrentino, Scippa, Napolitano, lo stesso Napolitano, quindi diciamo che sono contentissimi di avere questa rosa a disposizione. Direttore, la vittoria contro l'Hermes Casagiove della settimana scorsa aveva, come dire, acceso una luce per il vostro campionato, però questa luce è stata di nuovo spenta da questa sconfitta oggi di misura, ma pur sempre una sconfitta contro il Casalnuovo. È preoccupato per il campionato del Savoia? No, assolutamente no, perché ci sta questa altalena di risultati a favore e a sfavore fra noi e la Sessano in questo periodo, la mia ex società, quindi diciamo che oggi sono avvantaggiati loro dai risultati, domenica speriamo che siamo noi avvantaggiati dai risultati. C'è questa altalena che noi non riusciamo a sfruttare a nostro favore, perché anche giocando una buona partita oggi non siamo riusciti almeno a portare via un pareggio. Quindi è preoccupato anche per la posizione di Sosa in questo momento? No, assolutamente no, assolutamente non è... non è la nostra indole né l'idea di fare qualcosa, anzi forse qualche calciatore deve preoccuparsi, non l'allenatore. Quindi vogliamo ribadire ancora una volta qual è il vostro obiettivo a fine campionato? Certo, il nostro obiettivo dichiarato è quello di raggiungere i playoff nella migliore posizione in classifica, mi sembra ovvio, perché poi al di là di giocare in casa o fuori casa, penso che sia poi dopo abbastanza favorevole.